Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Un rombante saluto a tutti gli amici di GoKart TV. Quest'oggi torneremo a parlarvi del campionato, del supercampionato GSK Endurance Series, che in quel di Cremona ha svolto il quinto round stagionale. Abbiamo veramente tanti ospiti e tantissime bellissime immagini da farvi vedere. Naturalmente mi aiuterà a far tutto ciò la super Ludovica Pagani. Ciao Ludo! Ciao Ricky, grazie mille, bentornati telespettatori. Oggi super puntatone, ma d'altronde non possiamo stupirci ormai. È la che rossetto che ha oggi. Hai visto? Sgargiante, sgargiante. Bene, bene, come detto, in quel di Cremona è stato protagonista il campionato GSK Endurance Series, che si è presentato con ben 15 equipaggi al via. Oggi ne parleremo a lungo, grazie anche all'intervento di tanti ospiti. Prima però è d'obbligo andare a salutare il patron di casa GSK Endurance Series, Sergio Cane, che è qui accanto a me. Ciao Sergio! Ciao a tutti, buonasera. Tutto bene? Tutto bene, benissimo. È andata bene Cremona, tra poco ne parleremo. E poi abbiamo un importante collegamento telefonico con Keystone, che è stata la squadra leader in quel di Cremona, dove c'è Gianluca Rosin, team manager. Ciao Gianlu! Ciao Ricky, ciao Ludovica, ciao Sergio. Come state? Tutti bene? Ciao. Bene, tu? Bene, grazie. Mi spiace non essere lì con voi, purtroppo per impegni di lavoro pregressi non ho potuto partecipare e mi dispiace molto, però sono lì col cuore e con la testa. Tra un po' ti sentiremo. E poi oggi, ragazzi, è presente all'interno degli studi televisivi di Sport Italia una lady che corre e va molto forte. Lei è Beatrice Piffero, che è qua con noi. Buonasera. Ciao Beatrice. A tutti, ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Allora, Ludo, la puntata può veramente partire. Abbiamo subito da chiedere qualcosa a Sergio. Io sì, io vorrei congratularmi con te e dirti sicuramente che sarà stato un grande orgoglio aver raggiunto questo traguardo, no Sergio? Sì, direi di sì. Abbiamo lavorato tanto, e i numeri ci danno ragione, stanno crescendo. E una cosa molto importante anche a livello di prestazioni, siamo riusciti ad avere nell'arco delle prove libere tutti i 15 go-kart nell'arco di un secondo. Questo per me è un traguardo molto importante che tutte le squadre hanno apprezzato. Ecco, dovete sapere che Sergio non è andato in ferie ad agosto, neanche a luglio, ma ha lavorato sodo in officina, dico bene? Sì, abbiamo lavorato tanto per cercare di perfezionare naturalmente un progetto nuovo, nato sì un anno fa, ma purtroppo per avere delle prestazioni molto importanti e avere l'affidabilità, dietro c'è tanto tanto lavoro e quindi tanti step migliorativi. Ok, andiamo a scoprire meglio come sono andate le cose in quel di Cremona. Come avete sentito in collegamento telefonico abbiamo Gianluca Rosin, che si è presentato con ben 3 team in quel di Cremona. Allora Gianluca, un'altra gara è andata molto bene per voi, sin da subito avete conquistato una prima fila dopo le crono. Sì Riccardo, piacevole. Fammi dire una prima cosa importante, confermo l'ultimo risultato dei mezzi messi in pista da Sergio. Ci siamo veramente divertiti tutti, i 15 team hanno potuto divertirsi dall'inizio alla fine. Ovviamente il risultato per me non è mancato ed è pole position con il team Keystone One e seconda posizione con Keystone Friend. Bene, molto soddisfatto. Sì, direi una grandissima soddisfazione perché avete ottenuto una grandiosa prima fila con Keystone One e Keystone in front. Sì, assolutamente.
Ecco, poi la gara com'è andata? So molto bene. Direi di sì, è andata bene, abbiamo concluso come siamo partiti, primi e secondi. C'è stato un continuo avvicendamento tra la prima e la seconda posizione dei primi team, a sfondi giri veloci, fra l'altro, perché montando gomme blu, quindi le super morbide, abbiamo battagliato all'inverosimile. Bene, ascolta Gianluca, ma abbiamo visto che dopo le crono, tra la tua prima squadra e la seconda c'erano solo 84 millesimi di distacco. Questo vuol dire che il lavoro di Sergio Cane è stato ottimo, un'uguaglianza dei mezzi molto significativa, molto performante. Assolutamente, confermo Riccardo. Ti ripeto quello che ho già detto probabilmente a termine della gara, i mezzi erano veramente assolutamente all'inna. Cioè, il piacere di finalmente di guidare dei mezzi che hanno parità di prestazioni, stiamo parlando di millesimi o centesimi di secondo in 10 cap, i primi 10 credo fossero addirittura dentro in 5 decimi o 4 decimi. Ok, la linea non è perfetta, quindi Gianluca, noi oltre a farti i complimenti ti ringraziamo per questo collegamento e ci vediamo sicuramente ad Ala il 14 di ottobre. Assolutamente, contiateci, ci vediamo al 14 ottobre, saluto a tutti e buon lavoro a tutti. Ciao, grazie certo, ciao, e complimenti ciao, a te ciao, e a tutta grazie, la tua ciao, squadra. Allora, ci ha grazie, parlato Riccardo. Gianluca, tra le altre cose, di tanto divertimento, Ludovica. Noi dopo la prima ora di gara abbiamo sentito un po' quali sono stati gli animi che si respiravano in quel di Cremona. Ascoltiamoli. Ma mi hanno detto che tu sei il più giovane tra tutti i piloti qui oggi. Sì, sono il più piccolo, provo a fare la wild card oggi, da provare così. Bene, ma quanti anni hai? 15. I go-kart sono bellissimi e tutto bello, tutto molto bello. Sta andando comunque bene perché la gara ha molti partecipanti e quindi per tutti i team sembra molto interessante. Tutti speriamo di riuscire a fare una buona prestazione, ma comunque penso che già a livello di divertimento siamo tutti abbastanza soddisfatti. Molto belli, si sente la differenza dall'ultima gara che ho fatto con loro, sono più veloci. Allora, è un'esperienza bellissima, è uno sport fantastico secondo me, molte donne dovrebbero provare e venire a capire cosa si prova nel praticare questo sport. È uno sport individuale, quindi hai bisogno di grande concentrazione mentre sei sulla pista, ma è anche bello perché è uno sport di squadra e devi trovarti molto bene col tuo team per poter dare una prestazione ottimale. È uno sport stupendo e quindi vi consiglio di venire a provarlo. Ricky, permettimi di chiedere alla nostra ospite alcune impressioni. Io sono curiosissima di sapere come ti sei avvicinata al mondo dei go-kart e da cosa è nata la tua passione. Allora, la mia passione è una passione che ho da quando sono piccola e che mi ha aiutato mio padre in questo sport, soprattutto nel kart, ma anche in altri ambiti sempre di motori, che spero che un giorno diventi il mio lavoro. Ah, ti piacerebbe proprio far questo nella vita. Ecco, ci sono delle lady che corrono nel panorama nazionale, ma anche internazionale del motorsport, come Vicky Piria, Michela Cerruti. Tu a cosa ambisci? Il mio è puro divertimento, poi se le cose sono positive meglio ancora. Bene, bene. Beh, io vorrei togliermi una curiosità. Io ho avuto modo di salire su un go-kart, però ragazzi, tralasciamo la mia esperienza. Vorrei chiedere a te, quanto è difficile per una donna gestire un kart, soprattutto in una gara di lunga durata? I dolori si sentono di più il giorno successivo, il giorno stesso si sta abbastanza bene, non è più di tanto faticoso. Qual è la cosa che ti piace di più di questo sport? Soprattutto il lavoro di squadra, le idee che si hanno, che si mettono insieme, soprattutto anche per il cambio gomme o per il pit stop, anche solo per rifornimenti, un po' tutto. Ecco, ricordiamo che Beatrice corre con il team Elba Racing Kart. Esatto. Ecco, una squadra dell'isola d'Elba, se non sbaglio, esatto. O il nome è stato casuale? Il team manager è dell'isola d'Elba, quindi ha dato il nome alla squadra. Ecco, senti, come sono andate le cose in quel di Cremona, Beatrice? Non tanto bene, abbiamo bucato, dopo un paio d'ore siamo riusciti ad arrivare all'undicesima posizione. Ecco, undicesima posizione, e tu sei partita tu per la gara, no? No. Qualche tuo compagno? Sì. Unica donna in pista? Sì.
esatto. Cioè del tuo team, perché dopo team, sì, c'era anche un'altra pilotessa che abbiamo appena ascoltato nelle interviste che ha fatto molto bene. Senti, ad Aria di Trento ci sarai? Spero di esserci. Di dove sei tu? Io del Lago Maggiore. Del Lago Maggiore, quindi nel Varesotto. Ecco Sergio, la presenza di Beatrice sicuramente, e non solo di Beatrice ma anche di altre due lady che sono venute a correre, che corrono nel tuo campionato, danno anche un valore aggiunto a quella che è la tua serie. Tanto è vero che hai deciso di creare una classifica apposta dedicata alle pilota donna. Infatti abbiamo deciso di fare una classifica separata per le lady, perché mi sembra giusto e corretto anche premiare le ragazze, le donne che vengono, si avvicinano a questo sport e nel mio campionato. Abbiamo anche una ragazza che arriva dalla Russia e sono tutte e tre molto contente di quello che stanno facendo. Poi vedo che si divertono, sono tenaci. Un sacco, si divertono veramente tanto. È vero Beatrice, vai d'accordo con le tue rivali? Ne ho conosciuta solo una, ma di intravista. Quindi ma poi sai che quando tirano giù la visiera, anche le donne. Siamo peggio. Sono peggio dei maschietti. Bene, questo primo blocco sta per concludersi. Tra pochissimo entreranno altri due super ospiti all'interno degli studi televisivi di Sport Italia. Noi andiamo a salutare e a ringraziare Beatrice Piffero. Ciao a tutti. Mi raccomando, porta avanti questa passione. A tra poco, pubblicità. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Ben ritrovati a tutti amici di GoCar TV in questo secondo blocco. Come anticipato sono entrati all'interno degli studi televisivi di Sport Italia altri due super ospiti. Loro sono i protagonisti del team incartati. Ve li vado a presentare subito. Abbiamo con noi il team manager Massimo Imposti, che salutiamo. Buonasera a tutti. E poi uno dei suoi tanti piloti, Marco Termine. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Beh, allora, io approfitto subito a chiedere ai nostri ospiti come avete vissuto questo weekend di gare. Siete stati super veloci nella prova libera, dove siete arrivati secondi, questione di millesimi, mentre in qualifica avete però faticato ed ottenuto l'undicesima posizione, giusto? Sì, confermo. Abbiamo deciso di adottare una tecnica un po' più conservativa, partendo con le gomme dure, facendo quindi un tempo un po' più alto in qualifica. Ecco, ma lo sappiamo molto bene, e da team manager adesso Massimo ce lo dirà, che le qualifiche per quanto riguarda in una endurance non servono a niente, perché dopo in 7 ore tutti i piloti devono andare molto forte, essere omogenei coi tempi, dico bene? Esattamente, la qualifica sì è importante, poi comunque anche tutto il resto dello svolgimento della gara ha pari importanza, soprattutto con la strategia in previsione del traguardo volante. Anche dopo le 3 ore e mezza si cerca
di recuperare più punti possibili in previsione del campionato. Ludo, già che ci siamo, andiamo a leggere la classifica di metà gara. Beh, dopo 224 giri, Keystone One dirigeva le operazioni con un solo secondo, sottolineiamo, di vantaggio nei confronti dell'equipaggio gemello Keystone and Friends. Più staccati invece gli altri concorrenti, Sicarting Racing a chiudere il podio virtuale con 3 giri di distacco. Invece a chiudere la top 5 abbiamo i team Lanterna e Patelavacche. Patelavacche. Yes. Ecco Sergio, sicuramente i protagonisti di queste gare si divertono tantissimo, come abbiamo visto e sentito. E qual è il vostro segreto? Ora ti vorrei chiedere. E in più, so che a differenza di tanti altri campionati, voi avete una cosa assolutamente innovativa, il cambio gomme. Sì, è il primo campionato in Europa dove il regolamento prevede 3 set di gomme, Rain, Soft e Super Soft, dove il team manager deve essere, secondo me, anche più bravo del pilota che fa la pole, perché deve gestire tutta così la gara, tenendo presente che comunque c'è il traguardo volante dove ogni squadra prende il suo punteggio e la finale prende comunque il coefficiente 1.5, quindi sono tutti punti che una squadra porta a casa, e con una strategia giusta, col cambio gomme e i pit stop fatti, diciamo, come si deve, e può essere una strategia vincente. Che bello, una gara di Formula 1, ragazzi, una gara di Formula 1 o quasi una 24 ore di Le Mans. Ludo, abbiamo qualche domanda da fare a Massimo? Beh, assolutamente sì. La strategia in una gara di durata è sicuramente l'elemento decisivo, quindi io vorrei chiedere a voi come la strutturate la vostra. Allora, principalmente si cerca sempre di mettere il piede sul gas il più possibile. Poi, essendo così lunga, avendo queste variabili del cambio gomme e del rifornimento, c'è ancora molto più lavoro da fare come strategia, sempre cercando di portare a casa il risultato migliore possibile. Assolutamente. Prima, ecco Sergio, abbiamo parlato di metà gara, punteggi, eccetera. Noi di GoKart TV, proprio dopo metà gara, abbiamo sentito i protagonisti di questi 224 giri, giusto? Metà gara più o meno hanno siglato 224 giri, pensate. Sentiamo un po' gli animi, dai. Allora, per prima cosa vorrei ringraziare Sergio, e siamo veramente felici di aver dato fiducia a Sergio in questo progetto. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio e abbiamo lottato per continuare in questa avventura, e oggi siamo soddisfatti di averlo fatto. Bello, per ora bellissimo, un sacco di gente, sole, organizzazione splendida come al solito. Noi siamo terzi per ora, con un po' di scaramanzia, speriamo di andare avanti così. Bene, bene, stiamo combattendo per la prima e la seconda posizione con l'altro Keystone One, e ci stiamo divertendo, e ancora la gara è lunga. Today. It's the second time to stay in Milano and it's very very interesting here. It's a very nice track, really. Ci siamo trovati bene, purtroppo abbiamo preso una penalità, quindi siamo un pochino indietro, però c'è ancora tempo per recuperare. Marco, raccontaci un po' allora come hai vissuto e com'è andata questa gara. Beh, è stata molto dura, intensa. Dopo la partenza ci siamo ritrovati subito ultimi per una serie di contatti, ma diciamo che mantenendo un buon passo e concentrazione siamo riusciti a risalire dall'ultima fino alla terza posizione finale. Bravi, bravi, complimenti. Senti Ludo, a questo punto andiamo a leggere la classifica di questo quinto appuntamento GSK Endurance Series. Assolutamente sì, una meritata vittoria per Keystone One, che ha completato 439 giri in 7 ore, risicatissimo il distacco della seconda posizione del Keystone and Friends, che hanno completato dopo ben 7 ore di gara e a soli 28 secondi 996 millesimi. Medaglia di bronzo per i nostri amici qui presenti degli incartati, che hanno recuperato fino a soli 5 giri di ritardo. A chiudere la top 5 si confermano invece Sicarting Racing e Lanterna. Bene ragazzi, stiamo andando in chiusura di questa puntata. Naturalmente, come ogni chiusura, bisogna dare dei contatti per partecipare a questo campionato. Ora lo vorrei fare in compagnia di Sergio, che oltre a dare i suoi contatti vuole dare anche un po' il programma, il calendario di questo fine di stagione GSK Endurance Series, che è caldissimo. Sì, beh, innanzitutto volevo solo dire che abbiamo un nuovo il sito che abbiamo, andando a cliccare su Streaming Live, uno da casa può vedere tutta la gara in diretta, classifiche e quant'altro.
Voglio ricordare che la prossima gara è il 14 di ottobre ad Ala di Trento come il sesto appuntamento, quindi il penultimo del campionato. Abbiamo creato e è nato diciamo, il mini campionato invernale, dove saranno fatte tre gare di tre ore ciascuna, una a fine novembre e una in un weekend, una al sabato e una la domenica, 16-17 dicembre, tutta su una pista sola, per cercare di stare il più possibile sui nostri kart. Ecco, Sergio sta filando anche le unghie per il 2018, visto questo bel successo GSK, dove ci sarà, c'è già un calendario, appunto 2018 e la finale ragazzi a Valencia. Sì, appunto, ad agosto abbiamo fatto già uscire il nostro programma, che sarà fatto di un campionato di 2018, un campionato di 8 gare, 7 gare in Italia e la super finalissima in Spagna, a Valencia. Che bello, che bello. Allora, ragazzi, io adesso voglio fare veramente i complimenti al team incartati. Grazie. Perché grazie. Un podio con 15 equipaggi scatenati in quel di Cremona non è da tutti. E quindi volevo anche salutare a questo punto, oltre che fare i miei complimenti, Massimo del team. Grazie, appunto, grazie a tutti, buonasera. Incartati. Avete una pagina Facebook, qualcosa dove potervi seguire? Sì, la pagina Facebook Incartati. Perfetto. E poi anche Marco. Grazie a tutti, buonasera. Grazie mille per la vostra presenza. Ci vediamo ad Ala? Sicuramente. So che farete 6 o 7 equipaggi. Ci proveremo. Bene, bene, giusto Sergio? Io ci faremo conto. Il possibile. Grazie mille ragazzi. Grazie a voi. GSK Endurance Series, mettete un bel mi piace sulla pagina Facebook, dove potete prendere contatto diretto proprio con il patron della serie, Sergio Cane, che ringrazio. Grazie, buonasera a tutti e ciao a tutti. Complimenti per l'ottimo lavoro che stai facendo. Ludovica, siamo in chiusura, che siamo bella puntata. Assolutamente sì, ecco, veramente. Prima hai detto che hai provato un go-kart anche tu, sì. Ma ti vorrei proprio vedere un giorno all'opera. Ragazzi, è tutto, tra qualche secondo partirà la 18ª puntata 2017 della rubrica Rally Dreamer, non cambiate canale. Grazie. Questo programma è stato offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.